La dodicesima commissione prosegue oggi e conclude il ciclo delle audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge 1752 d'Arrando, recante introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi. Secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto inoltre che in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Allora, saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Sono presenti per l'Alleanza delle Cooperative Italiane Sociali Luca Fontana, Presidente Confcooperative Fede e Solidarietà Friuli Venezia Giulia, e Monica Eleonora Vanni, Presidente Lega Coop Sociali. Per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, il presidente Gian Mario Gazzi, che ha già inviato la memoria. Quindi la trovate su Geocamera. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Allora, faccio presente agli auditi che sui 10 minuti a vostra disposizione purtroppo dovrò essere molto fiscale perché abbiamo dei tempi da dover garantire sia per la seduta successiva che per l'aula. Quindi io vi chiedo la cortesia di mantenervi entro questi tempi. Cominciamo con i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane Sociali, che ha complessivamente 10 minuti a disposizione. Interviene il Presidente Fontana? Ok, No, prima Vanni. la Presidente Vanni, prego. Buonasera, grazie per l'audizione. Allora, ACI Sociali rappresenta sostanzialmente più o meno 9.000 cooperative sociali. Circa il 10% di queste lavorano in ambito di salute mentale, che è sostanzialmente l'ambito che più ha sperimentato il budget di salute sui territori. Alcune sottolineature. Rispetto all'addizione progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, riteniamo che sia più opportuno, onde evitare anche confusioni con progetti terapeutici intesi in altro modo, che forse la visione progetto personalizzato di capacitazione potrebbe abbracciare proprio anche meglio il senso del budget di salute, perché indica non solo la capacità di fare, ma indica anche l'agibilità dei contesti e delle azioni che sviluppano poi la capacità di fare. Quindi, questo secondo noi è un'addizione che va a valorizzare anche il senso che anche con la PDL si intende dare al budget di salute. Mi soffermo su altri due temi, poi integrerà il collega. L'identificazione degli enti di terzo settore. Occorre, secondo noi, una definizione più precisa delle caratteristiche degli enti di terzo settore nella PDL, che sono chiamati a collaborare secondo le modalità del citato articolo 55 del DL del 17 sul codice del terzo settore. Questo si rende necessario in quanto servono soggetti strutturati e affidabili, in grado di attivare e mettere a sistema risorse e opportunità, al fine poi di garantire la concreta realizzabilità e qualità del progetto, personalizzato. Quindi dovrebbe prevedersi un sistema di qualificazione barra accreditamento di possibili soggetti partner
individuandone con precisione le caratteristiche. Se questo non è fattibile a livello di norma nazionale, quantomeno individuare delle linee guida che qualifichino e trovarne poi la specifica in un accordo con la conferenza unificata. Io ricordo che, come dicevo in apertura, nell'ambito delle sperimentazioni attive, le cooperative sociali di tipo A, cioè che fanno servizio alla persona, e le cooperative sociali di tipo B, anche integrate, che fanno inclusione lavorativa, hanno un'esperienza consolidata, in questo senso. Quindi, l'altro, riferimento è a termini coprogrammazione e coprogettazione che sono impiegati nella PDL in più e differenti momenti del processo. Bisognerebbe chiarire, secondo noi, rispetto appunto a quanto previsto nel DL 117 e poi confermato dalla sentenza 131. Cioè, bisogna chiarire se questi enti sono gli esecutori materiali di un progetto definito in altro luogo o se partecipano al percorso reale di coprogettazione, co così come previsto dalla norma. Anche perché poi diventa difficile andare a chiedere la coproduzione e la messa a sistema di risorse a un soggetto che si va a interrogare a valle di un percorso. E anche perché, come dicevo prima, questo non è il ruolo che è previsto nella normativa attuale per questi enti. Ci sono differenze fondamentali dal punto di vista territoriale, quindi l'accordo con la conferenza unificata è un punto di snodo importante. In ultimo, per lasciare poi altri 5 minuti al collega, il superamento del termine sperimentazione. Comprendiamo che non sia comunque agevole una applicazione, data anche le differenti normative a livello regionale, della norma. Crediamo che nelle more anche di una definizione dell'accordo e di un'applicazione a livello territoriale potrebbe essere fatto un lavoro di benchmarking fra le esperienze in atto. Prego al collega Fontana. Prego, Presidente. Grazie, buonasera. Riprendo un po' i temi della collega. Se noi parliamo di progetto, budget di salute e progetto di vita, dobbiamo considerare che tale progetto di vita non è un elemento prettamente sanitario, ma coinvolge tutti gli ambiti. Quindi riteniamo che vada modificato il linguaggio all'interno del disegno di legge, proprio per permettere una progettazione ampia. E questa progettazione ampia deve avere delle solide poi radici sui territori. Deve riuscire a coinvolgere, per essere efficace, tutte le forze trasversali, che sono appunto non solamente sanitarie, non solamente sociali, ma anche di tipo lavorativo, ma anche di tipo educativo. Ecco che allora si evince che tale coprogrammazione deve essere un elemento ben definito e dichiarato fin da subito. C'è un altro tema, che il budget di salute è per sé un elemento, uno strumento flessibile. È uno strumento flessibile e non è l'obiettivo, quindi va verificato costantemente. Nella sua flessibilità, però, ha anche degli elementi di fragilità. Questi elementi di fragilità non emergono ovviamente dal progetto di legge, ma crediamo che, vista l'esperienza sui territori di applicazione, soprattutto nell'area della salute mentale, si possano e si debbano fare prima di applicare delle valutazioni precise. Soprattutto poi anche sull'area di tipo amministrativa, ovvero tutte le dichiarazioni di principio, che sono condivisibili, devono però avere delle gambe amministrative solide, altrimenti lo strumento, come già accade sui diversi territori, assume non più un elemento di flessibilità, ma anzi di rigidità, riportando tutta la programmazione all'interno di processi rigidi, che
e non più volte allo sviluppo del territorio dove il nostro progetto di vita viene calato, ma bensì possiamo anche arrivare a forme di mera somministrazione di lavoro. Arriviamo a intendere tutta una serie di iniziative poi che ci riportano anche a dei ribassi eccessivi e quindi direi a scapito della qualità di tutti gli interventi, non solo delle persone di cui noi ci prendiamo cura, ma anche dei soci lavoratori tutti. Altro elemento importante ritengo sia la fase di coprogrammazione e coprogettazione. Come già introdotto dalla collega, è una fase cruciale e quindi come cruciale va valorizzata e va valorizzato il ruolo della cooperazione sociale in quel momento, non dopo. Chiedo scusa. Ecco che il progetto di legge introduce l'ICF come strumento. Su questo strumento direi che ci sono forti dubbi sulla sua validità. Esso infatti è utile sì ai fini clinici e quindi di analisi del fabbisogno rispetto alle barriere presenti, ma non è utile ai fini di una valutazione dell'efficacia di un progetto. Ci sono altri strumenti che si possono considerare e mettere in atto. Altro tema è l'azione che noi andiamo a svolgere, che non è prettamente mirata alla valorizzazione di un progetto personalizzato di certo sulla persona, ma anche il budget di salute intende inserirsi, intende generare delle opportunità sul territorio, nelle comunità. Ecco che allora tutti questi elementi debbono essere fin da subito parti fondamentali della progettazione e di conseguenza se io faccio un intervento nella comunità di certo non posso andare a recuperare dei fondi LEA e quindi qui già si generano dei conflitti rispetto a dove reperire i fondi. Su questo tema quindi introdurrei l'elemento economico. Direi che si possono e si debbono provvedere non solo i fondi LEA, ma ulteriori fondi dedicati, altrimenti lo strumento importante del budget di salute non riuscirà ad avere delle gambe solide e dei processi che possono essere valorizzati in tutta la nostra Italia. Grazie. Presidente, ha concluso. Sì, perfetti, perfetti. Benissimo, a questo punto do la parola al Presidente Gazzi. Presidente, anche per lei 10 minuti tassativi purtroppo, prego. Grazie Presidente, grazie alla Commissione. Cercherò di stare nei 10 minuti anche perché molte cose che hanno detto i relatori precedenti, gli auditi, sono assolutamente condivise anche da noi. Io provo semplicemente a dire alcuni elementi aggiuntivi che riguardano il nostro punto di osservazione come professionisti. Innanzitutto preciso che da parte dell'Ordine, del Consiglio Nazionale dell'Ordine, la proposta va nella giusta direzione. Ovvero sentir parlare di individualizzazione dei progetti, di unicità delle persone, di continuità delle cure e di costruzione di reti per gli assistenti sociali sono solo parole condivisibili, principi sacrosanti che dovrebbero essere garantiti, e qui viene la prima nota critica, su tutto il territorio nazionale, perché ancora oggi sappiamo benissimo delle grandissime differenze di opportunità presenti. Allora, queste parole, per diventare concrete, devono innanzitutto spostare il focus, passare dall'idea di prestazioni, cioè di una somma di prestazioni, a processi, a progetti, appunto, non semplicemente. Già il termine budget richiama un'idea aziendalista. Noi continuiamo a dire che forse bisogna stare attenti a utilizzare determinate
parole proprio per non sviare qual è l'obiettivo. L'obiettivo è garantire alle persone una dote di opportunità, di servizi all'interno della propria comunità. Su questo noi abbiamo prodotto un documento che per sintesi non riprendo, vado solo per slogan, mettiamola in questi termini, lasciando anche lo spazio quindi alle domande se i componenti della commissione vorranno approfondire. Diciamo che i temi fondamentali sono tre. Vado dal macro al micro. Governance e risorse, il primo step. Noi nel testo, che ripeto, condividiamo, ma sicuramente, come è già stato detto, vanno inserite delle specifiche. Non troviamo riferimento, ad esempio, al Ministero Politiche Sociali e agli enti locali, nello specifico rispetto alle risorse. Sappiamo che se parliamo di LEA assistenziali, di risorse che vanno vincolate al budget di salute, bisogna anche coinvolgere non solo il Ministero della Salute, ma anche il Ministero Politiche Sociali competente per materia. Quindi su questo punto va chiarita anche l'attribuzione delle risorse sociosanitarie. Noi oggi abbiamo nel Paese un'attribuzione che va a finire spesso, anzi quasi sempre, alle strutture della sanità che non condividono progetti o pianificazioni territoriali su questi servizi con gli ambiti territoriali sociali. Il risultato è quello di una frammentazione, quella che spesso e volentieri chiamiamo pianificazione a silos, cioè ognuno va per conto suo e poi il problema è quello che questa norma giustamente cerca di affrontare, che è quello di ricondurre a sistema le opportunità tagliando il vestito esattamente sulle esigenze di quella persona. L'altro punto riguarda la componente sociale. Quindi il secondo punto, componente sociale, noi, mi si permetta, questa è la prima occasione che abbiamo di ringraziare questa commissione, i suoi componenti, per il grandissimo lavoro fatto in questi ultimi mesi per riportare la questione del welfare sociale all'attenzione del legislatore. C'è stato un cambio di rotta, ci sono più investimenti. Questo però va a sanare quello che per 20 anni è stato un taglio sistematico, le politiche di austerity e quello che dicevo prima, l'idea di aziendalizzazione. Ora, per fare questo, il punto è recuperare anche quello che si è perso di componente sociale all'interno del sistema salute o sanità. Vorrei ricordare che noi segnaliamo l'esigenza di riprendere quello che era già previsto dalla 251, ovvero l'istituzione del servizio sociale aziendale all'interno delle strutture della sanità. Oggi noi contiamo un depauperamento della componente sociale all'interno della sanità. Di fatto viene scaricato, scusate il termine, tutto sull'ente locale, sul terzo settore e poco viene fatto nelle logiche sociali all'interno della sanità. In questo senso ricordiamo non solo il servizio sociale aziendale, ma gli stessi dipartimenti e la dirigenza, per dire come siamo. In questo momento, gli unici professionisti che non possono essere dirigenti all'interno della sanità di tutte le professioni ordinistiche siamo noi. Quindi già questo dà l'idea di come il sociale sia residuale all'interno del comparto sanità. Però arriviamo al terzo, che è il più importante, che sono le persone. Allora, condivido e non mi soffermo su l'idea che servano altri strumenti oltre all'ICF. Non crediamo che quello sia l'unico possibile. Vanno individuate sicuramente delle scale e degli strumenti ulteriori o differenti. Nell'altra cosa che noi segnaliamo è l'esigenza di attribuire non solo le risorse a scavalco, tra, diciamo, sociale del territorio e sanità,
ma anche individuare correttamente chi è il case manager, perché il rischio è quello di un'individuazione sulla carta e poi a seconda di chi governa i processi, questo dà l'impronta anche al tipo di intervento. Vado a chiudere su due cose fondamentali. Riservare parte di questi interventi ai giovani, perché noi crediamo che nel nostro paese molto si faccia, seppur con tutti i limiti, su cronicità, su disabilità, ma il punto rimane quello anche di avere un'idea che ci sono persone giovani che potrebbero usufruire di questa metodologia, di questo strumento di intervento che è il budget di salute. Però bisogna anche tutelarli rispetto a, quindi anche un tema di età, per costruire delle reti che durino nel tempo. Ultimo punto, secondo noi, fondamentale, ma è già stato detto, è quello di costruire delle linee di indirizzo rispetto alla tipologia di strutture di privato sociale, alle realtà di privato sociale che collaborano, dal nostro punto di vista dovrebbero stare all'interno della coprogettazione, non devono essere meri esecutori. In questo senso, valorizzare la persona, per le sue esigenze, dall'altra coinvolgere i soggetti. Per fare questo, le linee, guida sicuramente devono essere scritte a livello centrale in modo da renderle uniformi e il passaggio suggerito in conferenza unificata sicuramente potrebbe dare degli strumenti di parità all'interno del paese. Chiudo, ribadendo l'esigenza, quanto mai importante in questo momento, di pandemia, di garantire a tutti i cittadini italiani, tutte le persone, i diritti sociali uguali nel territorio. Oggi noi abbiamo delle differenze che questa legge, potrebbe affrontare e secondo noi deve affrontare per poter dire che, una persona che risiede in una determinata regione ha le stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse risorse di un'altra che nasce in un territorio magari oggi molto indietro. Grazie. Grazie Presidente Gazzi. Allora, raccogliamo le domande e vi faccio poi replicare. Onorevole Darrando, se ci sono altri che vogliono intervenire, vi prego di alzare la mano se siete collegati. Onorevole Darrando, sintetica. Grazie. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli auditi. Mi scuso per la celerità delle mie domande, ma i tempi sono stretti. Parto dalle ultime. Quando si parla di terzo settore, quindi di programmazione e coprogettazione, vi chiedo se sia necessario inserire, e quindi in linea con il decreto legislativo 117 del 2016, la parola cogestione e quindi anche cambiare quello che è il termine all'interno dell'articolato dove si dice che è affidato agli enti di terzo settore sostituendolo con cogestito, proprio in linea, credo, di quello che sono state le vostre segnalazioni e indicazioni. Rispetto ai LEA, tengo a precisare che il budget di salute, così come è anche attuato attualmente sul territorio, è basato sulla riconversione di una quota dei LEA sociosanitari, ovviamente ristretti, che sicuramente, a cui chiedo se secondo voi necessita di restringere il campo a quei LEA che possono essere riconvertiti e riqualificati. Ovvio è che poi ci sarà la conferenza unificata che dovrà delineare in maniera più specifica proprio perché competenza di quella sede oltre che delle regioni. Quindi le risorse non sono solo di riqualificazione e riconversione dei LEA, ma ci sono tutte le risorse economico-finanziarie sia del soggetto che è il soggetto proprio del progetto che abbiamo individuato all'interno della proposta di legge, ma anche di tutta una serie di risorse che possono essere reperite. Non si è deciso di utilizzare una fonte di delle risorse ad hoc proprio perché, e non è però la sede di questa proposta, andare verso un'integrazione sociosanitaria che significherebbe fare una riforma che è ben più ampia di quello che è il budget di salute. Il budget di salute è un primo passo verso un approccio dell'integrazione sociosanitaria. Sull'ICF, se ritenete di modificare invece di fare riferimento specifico all'ICF, se è ispirata a quel tipo di strumento,
e quindi lasciando anche spazio ad altri strumenti. Rispetto agli enti di terzo settore, ovviamente bisogna anche articolarla meglio, perché esistono diversi tipi di enti e ci sono anche le cooperative plurime. Quindi secondo voi inserire ad esempio le cooperative plurime può essere un'idea, così come prevedere un cogestore ma che si possa valere di altri enti di terzo settore, perché ci sono alcuni che magari sono specifici sull'inclusione lavorativa ma non si occupano del diritto all'abitare, quindi anche lì si va a creare una cogestione e anche una collaborazione. Rispetto al progetto personalizzato di capacitazione, in realtà non renderebbe, a mio avviso, quello che è il senso del Baci Salute. Vi chiedo se invece una formula come ad esempio progetto personalizzato di comunità, che è già stato detto in altre audizioni, possa essere una buona soluzione, dato che si parla di welfare generativo e di comunità. Sull'ultimo punto, sulla sperimentazione, concordo, abbiamo già verificato anche nelle altre audizioni che ci sia la necessità di toglierla come parola, proprio perché la sperimentazione è già stata fatta sul territorio, e se vogliamo veramente imprimere un cambio di passo per quello che riguarda il welfare, si ritiene, ma credo che poi ci sarà ampio spazio di discussione su questo, che si possa anche togliere. Ho finito. Grazie, onorevole Bellucci, e poi Carnevali. Prego. Arrivo. Allora, molto interessante, quindi faccio i complimenti agli auditi per i loro interventi. Detto questo, mi interessava capire in particolare, in alternativa all'ICF, che tipo di strumenti loro propongono, perché hanno fatto riferimento a degli strumenti che sarebbero più opportuni, se ci possono illustrare quali strumenti introdurrebbero o nella risposta, oppure se ci inviano all'interno della loro relazione un'integrazione. Per quanto riguarda il terzo settore, invece, colgo assolutamente con favore la loro sottolineatura, ma in particolare, oltre che al codice del terzo settore, e quindi come si faceva riferimento al numero 117, c'è anche la 328, che su questo rimane una legge antesignana, mai attuata, e che nella progettazione ne aveva fatto un saldo particolare degli interventi che andavano verso la protezione del benessere delle persone, l'attenzione sociale e quindi la salute. Quindi sicuramente quello che loro dicono è opportuno, quindi soltanto per rinforzarlo. Grazie. Grazie, onorevole Carnevali. Col microfono. Grazie, ringrazio anch'io gli auditi, abbiamo già fatto molte domande. La prima, anch'io mi unisco a quella della collega Bellucci, in alternativa all'ICF, su cui è stato centrato in modo efficace qual è l'obiettivo per un sistema di valutazione che poi a livello europeo dovrebbe consentirci anche di avere delle parametrazioni, che però purtroppo non sempre viene utilizzato, sì in ambito clinico, non troppo in ambito sociale, anche se molto a questa riveste proprio la valutazione, non solo sul piano delle limitazioni funzionali piuttosto che organiche, ma nei contesti di vita. Seconda domanda, quindi qual è l'alternativa? Seconda domanda, mi ha molto colpito la preoccupazione un rischio che è stato intravisto prima dall'audito, in cui si diceva attenzione a trovare una modalità per non correre il rischio di passare a un buon strumento o una modalità, perché il budget di cura è questo, però che rischia di irrigidire un sistema dove, io porto solo un modello lombardo, è già molto rigido, sono molto rigide per esempio le modalità di rendicontazione, quello che noi chiamiamo un po' debito informativo. Però siccome l'obiettivo è un obiettivo da perseguire, quindi i quali possono essere eventualmente le modalità, insomma, se ci possono offrire suggerimenti oltre agli emendamenti. Terzo tema che è stato sollevato, budget di salute, budget di comunità, come vedete l'integrazione tra i due.
Io credo che sia giusto, opportuna anche la preoccupazione che è stata espressa dal Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, perché è chiaro che se vogliamo poi garantire che sia efficace l'utilizzo del metodo del budget di salute, è chiaro che dobbiamo fare in modo che poi gli architravi ci siano. Perché noi non stiamo parlando, noi siamo per una valorizzazione del terzo settore, quindi a noi la coprogettazione e anche la programmazione per noi sono strumenti assolutamente utili, efficaci. Finalmente la sentenza ci ha liberato da preoccupazioni. È chiaro che però il ruolo in qualche modo, insomma, di governo deve anche riuscire a mantenersi anche in capo all'ente pubblico, come conciliare questo. Benissimo, allora non vedo altre mani alzate, quindi cominciamo con le repliche, sempre chiedendovi di essere sintetici purtroppo. Allora, per l'Alleanza delle Cooperative Italiane Sociali, chi interviene? La Presidente? Cosa, poi però sui CF lascio al collega. Dunque, okay. C'è sicuramente integrazione fra il progetto personalizzato e la comunità, però come diceva Gazzi, cioè si parla di una dote di opportunità alla persona. Riteniamo fondamentale che mettere insieme le doti e fare un progetto e attivare una serie di soggetti della comunità possa andare in quella direzione. Però il rischio è di non pensare che questo budget serva a realizzare dei progetti di comunità, perché il centro comunque è la persona in relazione poi all'azione di comunità. Rispetto a questo dico anche che condivido che ci sia un ruolo di governo, ci sono delle responsabilità che sono insite nell'ente pubblico, quindi assolutamente non possono essere delegate ad altri, perché si corre il rischio di mettere a repentaglio i diritti delle persone. Quello che è fondamentale è chiarire che non c'è solo un tema, onorevole D'Arrando, va benissimo, di cogestione, ma se davvero si vuole attivare la comunità c'è un tema di coprogettazione e quindi di inclusione dei soggetti che sono utili, dico così, all'attivazione di un progetto di comunità. Ci sono cooperative A, cooperative B, cooperative plurime che agiscono a volte singolarmente, molto poco, molto di più come attivatori della comunità. E quindi sicuramente, come diceva il collega Fontana, di costruzione di reti di una serie di soggetti. Lascio a Luca. Sì, Presidente, prego, Presidente Fontana, se vuole aggiungere qualcosa. Grazie. Aggiungo che, a mio avviso, non serve specificare anche le cooperative plurime. Nel momento in cui si cita la legge sulla cooperazione sociale, abbiamo già detto tutto, cioè è stato già detto tutto, non serve ulteriormente specificare. Quindi io direi che, ecco, può bastare. Rispetto allo strumento, dipende qual è l'oggetto del nostro lavoro. Allora, in questo momento abbiamo numerosi strumenti, cito due, la ONOS in campo della salute mentale, il modello della qualità di vita che è collegato a un altro strumento di valutazione, potrei continuare. Allora, dobbiamo chiederci quale strumento migliore, perché poi ogni strumento dei pro e dei contro riesce a darci una visione complessiva del bisogno della persona e va applicato. Allora ovviamente non entro nelle mie preferenze, certamente posso dire che provenendo da una regione dove i budget di salute sono stati applicati fin dalla riforma della salute mentale con la chiusura dei manicomi, adesso non sto a fare una ripresa storica, abbiamo
esperienze che vanno studiate, ma vanno ancora studiate, perché poi sui temi della ONOS, ONOS breve, ONOS lunga, come la si applica, però attenzione, sono e rimangono e devono rimanere degli strumenti. Chi fa la differenza è l'operatore che l'applica e la visione che l'operatore ha. Quindi c'è anche un tema culturale, perché evidentemente chi applica lo strumento deve essere preparato. E c'è un tema, certo, chi ha la governance di tutto? Il pubblico, assolutamente d'accordo con la collega, non se ne discute. È chiaro che però c'è tutto un tema di progetto, come rendi conto i fondi pubblici, e questo deve essere un elemento anche importante. Quello che io vi posso dire è che sul territorio noi abbiamo, Friuli non è grande insomma, però il budget di salute viene applicato credo almeno in 6 maniere diverse, viene applicato con delle regole diverse, viene applicato con una con dei processi amministrativi burocratici differenti. Vi posso dire che questi processi poi hanno delle ricadute differenti sui territori, che banalmente stanno in ciò che stiamo discutendo. Riesco ad attivare la comunità, anche la comunità, riesco a dare una risposta puntuale, precisa di evoluzione del percorso della persona, che sia in campo della salute mentale, che sia nel campo della disabilità, che sia in campo dei minori. Io vi dico che le ricadute sono le diverse, perché se io faccio un progetto costruito con 2 ore alla settimana di intervento, capite bene che non avremo grandi ricadute, ma se invece riesco a costruire un progetto sulla persona, e questo progetto contempla certo l'intervento rivolto alla persona, ma anche lo sviluppo della comunità in cui la persona ci abita, inteso come l'area lavorativa, intesa come l'area della socializzazione, intesa come l'area dell'abitazione, evidentemente qui le risorse economiche sono diverse, gli strumenti della gestione delle risorse economiche sono molto impegnativi. Quindi anche c'è tutta la discussione sul tema dell'abitare, che qui adesso non approfondisco, ma è un tema assolutamente importante, perché bisogna dire che le comunità servono, sì, bisogna capire che tipo di comunità utilizziamo, quale è la dinamica che si crea all'interno della comunità, e la comunità che, quando dico comunità, scusatemi, comunità sulle 24 ore, quindi l'accoglimento sulle 24 ore, ecco, non basta dire chiudiamo le comunità e il budget di salute ci risolve il problema. No, non è questo, perché tutti sanno che se discutiamo di salute mentale, sappiamo che ci sono delle persone che sono altamente compromesse e hanno bisogno di un tetto e di una casa, e non sono in grado di gestirsi da sole. Sappiamo anche che persone altamente compromesse possono abitare da sole in un appartamento con un intervento complessivo e articolato. Introduco anche l'altro tema, che è la compartecipazione. Se io intendo la compartecipazione come l'immissione di risorse anche da parte dell'assistito, questo è, a mio avviso, ci deve stare. Insomma, si può ragionare su che strumenti utilizzare, l'ISE, PERSMA, tutti questi strumenti, però attenzione, c'è sempre la parte amministrativa burocratica che va gestita. Ci troviamo nella situazione attualmente in cui l'assistito può inserire delle risorse, piccole o tante che siano, ma le aziende sanitarie in questo momento non sono in grado di recepire, ad esempio, tale risorsa economica, e non sanno banalmente come fare. Ecco che allora tutto questo poi inficia l'applicabilità dello strumento del budget di salute. Benissimo, grazie Presidente Fontana. Presidente Gazzi. Sì, molte cose sono state dette, preciso due questioni. Forse da un punto di vista normativo, rispetto agli strumenti, come ha detto il Presidente Fontana, l'ICF è uno strumento, c'è il qualità della vita, ce ne sono altri, forse nell'articolato si può richiamare gli strumenti che poi verranno definiti in un elenco a seconda delle situazioni
appunto si parlava di conferenza Stato-Regioni, potrebbero essere più strumenti, tenendo conto che questi strumenti peraltro cambiano nel tempo, quindi domani potremmo averne dei nuovi più efficaci, ancorarsi a uno solo può essere rischioso, quindi vale la pena individuare degli strumenti che verranno declinati in appositi atti Stato-Regione, ma lasciandosi aperta la porta a nuovi strumenti purché validati, perché sennò il rischio poi è che ognuno si inventi il suo e qui il rischio è altro. Quindi probabilmente una definizione normativa più ampia permetterebbe di affrontare la questione. Io faccio un inciso, perché molte cose appunto sono già state dette, sul tema integrazione sociosanitaria, che mi sembrava venire sia dalla onorevole Carnevali sia dalla onorevole Darrando. La questione dell'integrazione sociosanitaria va affrontata, l'abbiamo vista richiamata anche durante tutta la pandemia. La questione oggi è, ripeto, la gestione della governance e delle risorse. Finché noi avremo due binari paralleli che non si incrociano se non per litigare su chi deve pagare la fattura di quell'ente o dell'altro, noi non ne usciamo. Cioè la logica, come dicevo prima, dovrebbe essere quella del processo, non delle singole prestazioni. Quello che noi suggeriamo nel documento è anche dire: i fondi legati al socio sanitario non possono essere gestiti da uno dei due, dal socio o dal sanitario, ma devono essere cogestiti. E questo si fa solo attraverso una pianificazione sociale e territoriale integrata col sanitario, garantendo la parità tra i due soggetti. Se no andrà a finire banalmente che chi è più forte dei due deciderà dove spendere. Quando io dico stiamo attenti alla logica delle prestazioni, è che ovviamente laddove io ho una struttura, e penso in particolare all'aziendalizzazione del sistema sanitario, che ragiona per prestazione e costo di prestazione, e dall'altra ho una struttura invece quella sociale che ragiona per processi e accompagnamenti e presa in carico, noi queste due logiche dobbiamo trovare il modo di farle unire e non alternare. È chiaro che di fronte a un mondo che negli ultimi 20 anni è andato avanti sul contenimento dei costi, sull'austerity e i fabbisogni standard, il risultato è che questo modello prevale perdendo di vista i diritti delle persone, perché il diritto alla continuità delle cure non è che lo posso fatturare o lo posso quantificare, perché Gianmario Gazzi ha dei bisogni che sono sicuramente diversi da quelli del presidente Fontana o di altri soggetti. Se noi vogliamo fare un progetto multidimensionale, lo dobbiamo fare avendo chiaro che non lo posso scomporre per attribuirgli un centro di costo, ma devo avere la possibilità di metterli insieme avendo pari dignità tra soggetti istituzionali di terzo settore, ma soprattutto la dignità di riconoscere alla persona di essere protagonista del proprio progetto. Benissimo, vi ringrazio a nome mio e dei colleghi di commissione e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie presidenti per il vostro contributo. Buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie. Allora io chiedo, buon pomeriggio, grazie. Chiedo agli onorevoli Carnevali e Bellucci di abbassare la manina in modo tale che in vista della prossima audizione so capire chi chiede di intervenire o meno, e passiamo alla successiva audizione.
Commissione prosegue il ciclo delle audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge D'Arrando 1752 recante introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto inoltre che in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Allora saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Sono presenti per la conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Filomena Calenda, coordinatrice Commissione Politiche Sociali, Assessore Regione Molise, Alessandra Troncarelli, Assessore delle Politiche Sociali della Regione Lazio, Filippo Saltamartini, Assessore Tutela della Salute e dei Servizi Sociali della Regione Marche, e Mila Ferri, Servizio Assistenziale Territoriale della Regione Emilia-Romagna. E la conferenza ci ha già inviato una memoria che è a disposizione dei colleghi. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. A questo punto do la parola a un rappresentante della conferenza e vi chiedo di contenere l'intervento entro 10 minuti. Dovrò essere piuttosto fiscale a causa di ulteriori ordini del giorno successivamente. Chi interviene? Allora, chi interviene per la conferenza? La coordinatrice Calenda? Salve. Salve, ecco, adesso la sentiamo. Buongiorno. Prego. A tutti. Io sono stata nominata come neo assessore, quindi sto ascoltando e sto apprendendo, è la mia prima volta in questa seduta, quindi mi piacerebbe ascoltare e poi capire magari in proseguo come intervenire. Ringrazio tutti gli intervenuti e auguro a tutti un buon lavoro. Allora, innanzitutto quindi auguri e in bocca al lupo per questo suo nuovo incarico, quindi passiamo direttamente alle domande, giusto per poi rispondere sulla base. Ok, quindi io non so se della conferenza c'è qualcun altro che intende intervenire o passiamo direttamente alle domande. Passiamo alle domande. Onorevole D'Arrando. Grazie Presidente e grazie agli auditi. Ma la domanda sarà molto semplice perché in realtà di solito c'è una relazione e sulla base di quello che sono, diciamo, le sottolineature, le osservazioni, le criticità che l'audito ha rilevato all'interno del provvedimento, della proposta di legge in oggetto, poi uno cerca di approfondire. Nella sostanza la mia domanda è molto semplice: se ritenete che il progetto di legge possa andare nella direzione anche di quello che è un'attuazione territoriale a livello regionale e quindi ritenete anche che sia necessario oggi più che mai andare anche verso una politica di integrazione sociosanitaria dove i mondi del sociale e del sanitario si incontrano, collaborano, cogestiscono, coprogettano. E poi se ritenete che all'interno del provvedimento, della proposta di legge di introduzione del budget di salute, ci siano delle parti che ritenete invece che debbano essere delegate alla conferenza Stato-Regioni o alla conferenza unificate in linea con quello che poi sono le competenze delle regioni e quindi dell'attuazione della legge stessa, e se la conferenza Stato-Regioni ritiene che possa essere uno strumento, un provvedimento, una legge recepibile da parte delle regioni e quindi attuabile, e se ci sono ovviamente delle criticità. Grazie. Bene, allora onorevole Carnevali. Io credo che questa, insieme a tutte le altre, è un'audizione molto importante.
insieme a tutte quelle che abbiamo sentito, perché insomma noi ci giochiamo anche, come dire, l'attuazione. Innanzitutto credo che uno degli elementi significativi che fanno all'interno della proposta di legge, e qui il passaggio nella conferenza è sempre un passaggio impegnativo, uso questo termine, per quel che riguarda una parte delle risorse destinate al, appunto alla parte sociosanitaria. Quindi se questa possibilità, questa opportunità viene vista sia in termini applicativi possibili, sia in termini di opportunità per costruire un welfare generativo come è nell'obiettivo attraverso lo strumento del budget di salute, e quali eventualmente osservazioni per facilitare il percorso applicativo, anche in virtù di quello che abbiamo sentito prima, ritenete necessario. Ci sono altre domande da parte dei colleghi? Allora, non mi sembra. Dottoressa Calenda, quindi, se vuole appunto intervenire sulla base anche delle domande che sono state fatte dai colleghi, le do la parola. Ma guardi, io ho visto la proposta, è una proposta interessante, e ripeto, sto cercando di osservare, di captare, di capire cosa, quale potrebbe essere il mio eventuale contributo in merito a ciò che stiamo analizzando. Però per ora no, non ho nessuna domanda. La ringrazio, Presidente. Presidente, se posso intervenire? Sì, certamente. Eventualmente, a meno che gli assessori non vogliano intervenire. Assolutamente, c'è spazio per tutti voi. Prego, dottoressa Ferri. Sì, buongiorno. Io riporto l'istruttoria che è stata fatta in Commissione Salute e in Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni. In estrema sintesi, direi che rispondendo alle domande dei consiglieri, direi che dei commissari, scusate, direi che c'è un apprezzamento generale per la legge, per aver affrontato un tema che per le regioni è centrale per la programmazione sociale e sanitaria. Vengo subito a qualche punto più specifico che magari può essere utilmente illustrato. Noi abbiamo depositato una memoria che magari poi potrete visionare successivamente, ma in generale le osservazioni sono le seguenti, che ci sono delle parti della legge molto di dettaglio, cioè che entrano nell'organizzazione regionale, ma non è tanto il problema che ci entrano, ma ci entrano con un dettaglio che non è uniforme per tutte le regioni, per cui vengono puntualmente elencate. Questo lo vedrete nella relazione. Il tema è un tema molto importante che viene rilevato dalle regioni, la necessità di utilizzare un linguaggio più comprensivo che riguardi anche l'area sociale, quindi che prenda in considerazione non solo il programma terapeutico riabilitativo personalizzato, che viene il cui termine è un termine molto sanitario, mutuato dal mondo della salute mentale, da dove è nato peraltro questo progetto, ma utilizzare termini più ampi tipo progetto di vita e eccetera. Un tema che volevamo sottolineare è quello relativo ai finanziamenti, alla parte della finalizzazione, all'articolo 2,4, dove c'è una proposta di finalizzazione di una quota del finanziamento delle LEA sociosanitarie del 10% verso PTRI con budget di salute. Le regioni ritengono che sia un'edizione molto, dire i LEA sociosanitari, un'edizione molto generica, perché i LEA sociosanitari comprendono dal trattamento ambulatoriale dei consultori, faccio un esempio, fino alle cure palliative. Quindi ci sembra veramente un'area molto vasta per poter dire che si riconverta un 10%. Quindi, ove si ritenga, come può essere auspicabile, di finalizzare una quota, rimandare a una programmazione regionale che preveda annualmente una riconversione della spesa, diciamo, verso programmi con budget di salute.
Un'altra questione che è stata rilevata è che nella prima parte viene fatto riferimento a tutte le patologie croniche. Ci sembrerebbe forse più adeguato rimanere nell'ambito delle patologie dell'area proprio più tipica della cronicità sociosanitaria, altrimenti patologie croniche, anche una cardiopatia, diciamo, è una patologia cronica e non ci sembrerebbe questo l'ambito. Ecco, un'altra cosa molto importante, all'articolo 3,4 c'è praticamente un vincolo per le regioni di affidare il PTRI a un soggetto del terzo settore, per cui pur lavorando noi in maniera molto assidua con gli enti del terzo settore, riteniamo importante che la dizione venga modificata dicendo che la gestione del progetto, se esternalizzato, è affidato a un ente del terzo settore, perché le regioni ritengono in molti casi di poterlo anche gestire in proprio. Ecco, qui c'è un'analisi abbastanza accurata. Ecco, come dicevo prima, c'è poi il tema di non entrare troppo nel dettaglio organizzativo. L'altro punto è quello, quando si parla di monitoraggio, valutazione e trasmissione dei dati, che ci sembra un punto interessantissimo ed è molto importante che venga istituito un osservatorio nazionale, però noi proponiamo che la trasmissione, che il monitoraggio, la verifica e trasmissione dei dati venga affidata alle regioni. In conclusione, le note conclusive riassumono che intanto le regioni rilevano che pensare a un'implementazione a ISO risorse è interessante dal punto di vista della riconversione, perché culturalmente anche mette le regioni nell'ottica di riconvertire risorse dalla residenzialità più pesante a programmi più leggeri, però riteniamo anche che sia importante implementare comunque le risorse destinate a quest'area anche con finanziamenti dedicati. Ripeto, il tema delle competenze organizzative regionali, e se le regioni ritengono necessario esplicitare meglio gli elementi di governance regionale, e quindi ripetiamo però anche questo tema, che la finalizzazione dei fondi venga rimandata a una programmazione regionale. Ecco, e il tema delle patologie croniche invalidanti, cronico-degenerative, che non identificano chiaramente i soggetti cui si vuole dedicare l'intervento in oggetto. Comunque questi sono temi ovviamente abbastanza tecnici e puntuali, ma le regioni avevano tutte rilevato, sia per quello che riguarda le politiche sociali che per le politiche per la salute, il grande interesse di potersi dotare di una legge che promuove uno strumento ancora che è già diffuso, perché le regioni lo stanno utilizzando. Abbiamo anche un progetto nazionale di cui la regione Emilia-Romagna è capofila, a cui partecipano tutte le regioni, che sta proprio analizzando tutti i punti nevralgici della costruzione di un progetto con la metodologia del budget di salute, però riteniamo effettivamente importante una norma che inquadri bene questo tema. Grazie. Benissimo, grazie dottoressa Ferri. Allora c'è l'onorevole D'Arrando che voleva fare una precisazione. Sì, grazie Presidente. Io intanto ringrazio la dottoressa Ferri. Le vostre indicazioni sono indicazioni che in parte abbiamo anche già avuto modo di analizzare. Volevo fare solo una domanda, perché giustamente la memoria l'abbiamo potuta solo avere sott'occhio in questo momento. Che arrivo subito, un attimo solo perché vado a ritrovare il punto. Ok, sulla questione dei LEA sociosanitari, io sono d'accordo che i LEA sociosanitari in realtà comprendono un ampio ambito che va dalla salute mentale alla residenzialità e quanto altro. Quindi, se ho capito bene anche dalle vostre osservazioni, ritenete opportuno che tutto quello che riguarda poi l'organizzazione, anche in merito alle unità valutative territoriali e alla gestione organizzativa, debba essere demandata a un accordo o comunque a un'intesa della conferenza unificata? Questa era la prima domanda. E la seconda domanda è rispetto alla vostra osservazione 10, poi nel caso mi riserverò, se è possibile, anche inviarvi delle domande successivamente, anche per comprendere meglio le vostre osservazioni. Sul punto 10 voi sottolineate di non prevedere esclusivamente l'affidamento,
E allora vi faccio la domanda è, se invece sostituissimo e affidato a un ente di terzo settore con cogestito, potrebbe essere una soluzione a quanto voi avete come dire, sollevato al punto 10? In ogni caso io vi ringrazio perché il vostro contributo è sicuramente essenziale e importante al fine che questa legge diventi poi anche legge in tutte le regioni italiane, che possa essere un diritto per tutti i cittadini italiani e le cittadine italiane. Grazie. Benissimo, non so se la conferenza ha altro da aggiungere. Allora, mi sembra di no. A questo punto quindi ringrazio i nostri ospiti e dichiaro... eventualmente chiedo scusa, sì. Presidente, rispondevo sì. Alla... Ecco, credevo chiedessi... Sì, dottoressa Ferri, sì, prego. Chiedo scusa. Allora, rispetto al tema dell'accordo e dell'intesa, certamente per noi è un punto molto importante. Riteniamo che alcuni aspetti, anche tecnici di dettaglio, possono essere meglio declinati. Dico anche che, come avevo accennato prima e come presente nella prima parte della memoria, noi stiamo lavorando come regioni congiuntamente su una serie di dettagli tecnici, per cui un accordo, probabilmente un'intesa, potrebbe essere la sede dove riprendere temi che escono, diciamo, dal quadro, dalla cornice della legge, e altri che dal basso, possiamo dire, insomma, dalle regioni, stanno emergendo. Non ultimo la recente approvazione in conferenza Stato-Regioni delle linee guida per il codice del terzo settore, per la coprogettazione e coprogrammazione, che sono una novità della settimana scorsa, e quindi ci sembrerebbe molto opportuno leggerle congiuntamente in un accordo, perché è uno dei punti più complessi effettivamente, proprio parlando del secondo punto, cioè degli affidamenti. Ecco. Il messaggio che volevamo dare noi sul tema dell'affidamento non era tanto... Se si esternalizza, chiaramente si esternalizza un ente del terzo settore con le procedure che dicevamo prima, cioè della coprogrammazione e della coprogettazione, quindi in questo caso penso sarebbe utile richiamare queste linee guida appena varate in conferenza Stato-Regioni, che saranno poi oggetto di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fatto di dire se esternalizzato è perché ci sono delle situazioni nelle quali il progetto con budget di salute può essere gestito direttamente dall'azienda sanitaria o dall'ente locale, naturalmente in accordo tra di loro. Ecco, quindi era un po' questo quello che volevo sottolineare. Grazie. Grazie a lei. Allora, se non ci sono altri interventi, io ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione. Vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio.